Paul knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies so by the wheel, even though she could knock down and never showed. Ebbene sì, anche quest'anno è arrivata l'estate e con lei gli innumerevoli problemi che si porta dietro, tra i quali la skin care. Per me è un passaggio importantissimo della mia giornata. Sono ormai anni che tengo tantissimo alla mia pelle e purtroppo d'estate per me è un problema, perché al di là di questo passaggio che state vedendo di lavarmi il viso, io non ho voglia di darmi quasi nulla sulla faccia, se non giusto la protezione solare quando, diciamo, esco. Ho scoperto questo siero che si chiama Baciel o Baciel su Amazon, un siero che mi ha fatto impazzire. Io di solito non accetto mai collaborazioni per quanto riguarda la skincare, diciamo, da Amazon. Questo però fa parte della skincare coreana, come vedete, un siero molto leggero con ceramidi, centella e lenitivo, ma la cosa più bella è la consistenza, che è quasi come acqua. Sul viso proprio non lo sentite e vi lascia super idratate per tutta la giornata. Qui comunque vedete tutte le sue caratteristiche, in questo momento è anche in offerta su Amazon, non so quando andrà online il video, per cui non so, però ve lo consiglio veramente tanto come unico step estivo. Ovviamente ora mi raccoglierò di nuovo i capelli e se dovessi uscire, protezione 50 assolutamente sul viso e sul collo. Ma buongiorno, nuovo vlog! Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, nuovo vlog. Oggi cominciamo il vlog del bagno perché vi ho appena mostrato questo prodotto. Allora, vi parlo così due secondi. Allora, si tratta di una collaborazione. Di solito io non accetto mai, quasi mai, collaborazioni da Amazon, nonostante, diciamo, a un certo punto della carriera youtubiana arrivino, cioè, abbastanza costantemente. Questa volta ho voluto accettare perché io d'estate divento disperata. Perché? Sapete bene, se non lo sapete ve lo dico io, quanto io detesti l'estate, cioè a me proprio non piace, anche se l'estate intesa come 30-31 gradi di massima la tollero perché la capisco, perché è una stagione che esiste dove sono nata, per cui l'accetto. L'estate che non tollero è quella che c'è da qualche giorno a questa parte, cioè quando si raggiungono picchi di 40 gradi io non riesco neanche a ragionare, infatti non sto bene per niente. Ma ho deciso comunque sempre di cercare di reagire, anche se proprio per me è, cioè, rappresenta la morte questo tipologia di stagione. Quindi divento disperata perché io non sopporto nulla d'estate, io non sopporterei i vestiti, non sopporto i capelli, infatti io me li lavo, li asciugo la bene meglio, perché comunque bagnati ho una certa e starei poco bene, li asciugo la bene meglio e li leggo. Perché proprio, cioè, per me io non ho più capelli, non ho trucco, difficilmente mi faccio forse un po' le sopracciglia, qualcosa per essere decente, ma non esisto più. Non parliamo della skin care, il problema è che ho 46 anni suonati e ho sempre tenuto moltissimo alla mia pelle, diciamo da almeno 12 anni a questa parte, che mi do molto da fare per la mia pelle, i risultati ottenuti non li voglio sprecare, quindi oltre alla crema solare quando esco qualcosa in casa io lo devo usare, comunque qualcosa di base, perché la mia pelle richiede un po' di trattazione. Questo siero mi ha praticamente salvato la vita, perché a differenza degli altri sieri non rimane appiccicaticcio, si asciuga ma idrata, e idrata il giusto, e ha la consistenza tipo dell'acqua. Quindi, detto questo, sotto trovate il link. Io non guadagno nulla dai vostri acquisti, sapete bene che io non guadagno nulla dai vostri acquisti. Se vi va di provarlo, non ha neanche un grande costo ed è veramente ottimo. Detto questo, mie care, io adesso vado a dare l'acqua ai miei fiorellini e vi porto con me i miei fiorellini, che stanno patendo non poco questo grande calore.
Ma io do l'acqua la mattina e la sera, più di così non saprei che fare per loro. Ma purtroppo, adesso poi qua devo dare una pulita perché questi fiori sbocciano tutti i giorni, ma appassiscono tutti i giorni. Quindi sono un po' così, pure in difficoltà perché non so se faccio giusto o meno. C'è già un calore, ma un calore estremo. Infatti adesso io ho acceso già i due condizionatori, adesso accenderò anche il terzo. Mi sono un po' spostata e mi sono data anche una sistemata perché già dal vivo, se mi incontrate, sembro veramente il fantasma formaggino. Non parliamone in video che diciamo risultano insomma un po' i colori falsati, un po' cioè sembra proprio che sia una specie di apparizione così. Allora, io in questo video, sono sincera, ve l'ho registrato comunque qualche giorno fa, vi metto, diciamo, il piccolo tour, sgabuzzino tour, chiamiamolo così, della mia piccola lavanderia. Me l'avete chiesto in tanti mesi fa, devo dire la verità, quando avevate visto, diciamo, dove avevo sistemato e come avevo sistemato la faccenda, e quindi adesso vi voglio far vedere questo, diciamo, questo spezzone che ho registrato per voi, farvi vedere dove ho messo appunto la mia lavatrice e la mia asciugatrice. Che magia, siamo tornati! Che magia, ma che magia bellissima! Ehi! Buongiorno! Allora, questo pezzo di video si sta svolgendo ovviamente in maniera spazio-temporale differente dal vlog che state vedendo, per cui io mi trovo nell'entrata, diciamo, del reparto notte, del corridoio del reparto notte. Vi faccio vedere brevemente un attimo. Un po' così, cenni di dove ci troviamo. Quella è la scala, lì c'è sempre lui, vabbè, lì c'è il quadro che deve essere appeso. E appena si sale appunto alla scala, cioè io qua sulla destra ho la mia camera da letto, a sinistra c'è il mio ufficio, qui c'è l'altra camera da letto e lì c'è il bagno. Ci troviamo in questi spazi. Di fronte c'è questo armadio che io ho fatto realizzare da una nicchia che c'era in fondo appunto e mi dava questa possibilità, e comunque non è un armadio, sono praticamente ante, che io ho fatto dividere in due parti, come vedete, la parte superiore in un modo e la parte inferiore in un altro. Allora, io come vi ho detto sicuramente pochi minuti fa nel vlog, ma qui mi ripeto, vi ho già fatto vedere questo pezzo, sono sicura, non me lo ricordo bene, però credo di avervelo già fatto vedere. E ve lo mostro di nuovo perché alcuni di voi, un paio almeno, me lo hanno chiesto su Instagram, mi hanno mandato dei messaggi privati dopo l'uscita di miei alcuni vlog degli ultimi, insomma, dell'ultimo periodo, per chiedermi così di fargli vedere questa piccola lavanderia che io ho realizzato. Allora, la parte di sopra ve la faccio vedere. Come vedete, ha una profondità importante ed è anche alto, quindi io devo far mettere una mensola, cosa che non ho ancora fatto. Farà mio marito, perché insomma metteremo una mensola anche con l'orlegno, adesso non staremo a sottilizzare. Qui ci sono cose in questo momento un po' buttate così. Allora, quelle sono lì perché sono le vasche che io uso quando faccio le tigelle per la lievitazione, quindi insomma non voglio tenerle in granaio perché voglio che rimangano pulite. C'è, come vedete, un backup della polvere del Conad per lavare i panni, che è la mia preferita in assoluto e che per un periodo non si trovava più, adesso si trova di nuovo. Qualche borsone, insomma, è un po' così. Quando mensolerò poi metterò coperte, lenzuola, insomma, cose varie. Ora, parte di sotto, che è la più interessante, che io, ripeto, ho fatto fare da un falegname, ma questi pomelli li ho messi io perché sono quelli che ha, perché volevo che si abbinassero al resto della casa. Ecco qua la mia piccola lavanderia. Ora, non è niente di speciale, io vado indietro cercando di non volare giù dalle scale, sarebbe molto bello. Allora, io non è storta la lavanderia, sono storta io. Questa è la mia piccola lavanderia, non è, ripeto, nulla di speciale. Spero che si riesca a vedere con questa luminosità perché anche se ho aperto le finestre, qui ci troviamo in un punto ovviamente della casa dove non ci sono finestre. Allora, vi faccio vedere come ho fatto, anche se non è molto difficile da immaginare. Allora, lì c'è uno spazio vuoto, come vedete c'è un bastone che è quello che serve per aprire il portellone, quello che porta su, diciamo,
al sottotetto. E poi di solito ci tengo la scopa con la paletta, che in questo momento è fuori, però perché d'estate la tengo spesso e volentieri in terrazzo, perché ho le piantine che mi fanno foglie tutti i giorni, per cui tutti i giorni spazzo e mi sono stancata di... anche se lì vorrei mettere un mobile a carrellino che ora ho preso, forse ho sbagliato un po' le misure, ma vedremo, Massimo, sollevo un po' le mensole. Allora, qui ci sono asciugatrice e mia vecchia asciugatrice della Bosch, e lavatrice, anche questa è quella che avevo nella casa precedente, e sopra asciugatrice, sotto lavatrice, funziona sempre così perché l'asciugatrice è più leggera. C'è a dividerli quel mobile, col mobile, scusate, questo diciamo è una specie di coso di plastica, credo che così si veda, e con, vabbè, c'è anche una cinghia per sicurezza, per quando la lavatrice va in centrifuga. Il mio modello, non tutti ce l'hanno, ha anche questa possibilità di questo cassetto che viene fuori per poterci poggiare le cose, per esempio quando dall'asciugatrice sono pronte. Adesso io in asciugatrice ho delle cose che devo asciugare, come vedete, quando sono pronte io posso mettere qua qualcosa per tirarla su. Vabbè, lì su c'è un ulteriore piccolo spazio, come vedete, dove io tengo questo secchio. È un secchio di quelli che si richiudono, sono fantastici secondo me, se non ce l'avete procuratevene uno perché è meraviglioso. Ripeto, qui sotto, vabbè, come vedete un po' la lavatrice si è spostata con le varie centrifughe, ma adesso la metterò a posto. Qui di lato io mi sono comportata così, ho fatto mettere due mensole da mio marito, che erano due vecchie mensole che io avevo, penso, in sala o in cucina, non ricordo più dove erano, nella vecchia casa, dove ho messo proprio l'essenziale. Allora, questo è il contenitore che io utilizzo per il detersivo in polvere, perché io uso solo il detersivo in polvere, e lo vedete così storto semplicemente perché con il calore, l'umidità e cose varie, se io lo chiudo e si chiude faccio fatica a riaprirlo, quindi lo tengo solo appoggiato il tappo perché mi dà molto fastidio il coperchio. Qui ho questa piccola scatolina dove ho due o tre cose, questo per esempio è uno smacchiatore, lì c'è la candeggina in pastiglie, qui c'è le goccine e qui c'è un deodorante d'ambiente, che non c'entra nulla, ma vabbè. Qui ci sono questi due contenitori, come vedete sono rimasta a secco di ammorbidente, dovrò provvedere, dove tengo ammorbidenti in tutte e due. Questo è un contenitore, vi stavo dicendo, Ikea, dove dentro ci sono praticamente degli stracci, sia quelli che uso per il bagno che quelli che uso per i pavimenti, quindi insomma ne ho due, ne ho uno giù e uno su, in modo tale da poter avere in entrambi i piani appunto quello che mi serve per pulire. E lì sopra c'è, vabbè, cose che devo finire, per esempio quelle là sono delle perle che io non amo, in generale comunque non amo quel metodo di profumare i capi, le utilizzo con la scopa elettrica quando pulisco, diciamo, vuoto il serbatoio, ce ne metto qualcuna dentro aspettando di finirle, e questo è praticamente uno sbiancante, un additivo sbiancante della Deo Mix, che sto finendo anche lui. Questa è la candeggina delicata che uso in tutti quanti i lavaggi, e qui è già finita la mia lavanderia. Direi essenziale, non c'è acqua, nel senso che, cioè c'è acqua perché se no non laverei, ma non c'è il lavandino, insomma queste cose qui, anche perché insomma a me non servirebbe, però una volta chiusa, adesso chiudo tutto in modo tale da farvi vedere, attutisce anche i rumori, perché questo, scusate, rumore, questo, sono fatte di legno pieno, insomma queste ante, quindi attutiscono molto bene anche i rumori. Una volta chiuse, come potete vedere, cioè abbiamo un semplice armadio bianco e non si vede nulla. Secondo me, se avete una nicchia da qualche parte in casa vostra, è una cosa che potreste pensare, scusate, si vede lì il contenitore della mia doccia, ma dovevo lasciare per forza aperto perché se no non filtrava luce. E ci potreste pensare, perché secondo me è un'idea molto carina. Ta-da! Potere della tecnologia, vieni a me, siamo di nuovo qui a chiacchierare dopo aver visto il mio piccolo tour della lavanderia. Spero che forse ora mi ripeterò, non lo so, cercherò di tagliare le parti se mi ripeterò. Avete visto insomma la piccola nicchia dove io ho ricavato, ho avuto questa possibilità perché c'era questa possibilità in questa casa. Comunque io ci avrei fatto un armadio lì, perché come vi dicevo, penso nel video che ho girato qualche giorno fa, io lì sotto comunque avevo deciso di tenere sotto lavatrice e asciugatrice perché io avrei voluto sfruttare
la parte di sotto delle scale che adesso sono chiuse, come avete visto nei video passati. Io volevo chiudere totalmente, mettere una porta e all'interno mettere lavatrice, asciugatrice, comunque sarebbe venuta una cosa molto piccola. Diciamo che la situazione poi l'anno scorso è degenerata in maniera folle, perché comunque quando mi sono iniziati i lavori ho passato un luglio-agosto, cioè se ci penso è passato un anno ma mi viene ancora da respirare forte per l'ansia, cioè non potevo pensare che mettessero le mani anche lì, ecco, volevano fare sta parete, era da fare una parete in cartongesso ma non sapevano lavorarlo il cartongesso, allora un armadio lì sarebbe stato fantastico, diventava uno sgabuzzino, una dispensa per le scope, per tutto, sarebbe stata bellissimo, cioè sistemato poi dentro, organizzato, veniva bellissimo, però non sarebbe, cioè comunque sarebbe stato scomodo, perché diciamo che il 90% della biancheria io ce l'ho qua su, come vi dicevo nel video, soltanto le tovaglie sono giù e qualche asciugamano, ma tutto il resto viene su, quindi tutte le volte dovevo fare su e giù. Il balcone ce l'ho su, quindi io giù non ho tantissimo posto per stendere, stendere in balcone per me è più comodo che stendere in giardino. Comunque mi ha suonato il corriere, andiamo a vedere cosa mi è arrivato. Allora, i pacconzi che sono arrivati sono questi, che sono i pacchi di Temu. Ora, i rumori dietro non sono molto incoraggianti. Adesso apro, comunque, vedo cosa c'è, poi registriamo comunque un video dove vi faccio vedere. No, io ho spacchettato tutto, raga, cioè, guardate il video che registrerò, penso oggi, se riesco a fare in tempo, perché ho un sacco di cose da fare, perché le cose sono veramente di ottima qualità. Allora, io visto che si è fatta un po' una certa, vabbè che faccio a tempo, non è quello il problema, volevo farvi vedere una cosa che ho comprato. Questo l'ho presa su Shein, è uno dei miei acquisti eccitanti, così, della mia follia sheiniana. E eccolo qua, allora lo trovate dappertutto, Vegetable Chopper si chiama, l'ho trovata anche su Amazon. Comunque è un trita verdure, non so, chiamiamolo come vogliamo, ed è di questi fatti così, non so se si vede, praticamente ha una serie di lame, più di una, che vi tagliano le verdure o affettano o tagliano, ecco, dipende da come lo utilizzate. Qua ci sono tutti quanti i cosini, adesso io lo voglio, cioè l'ho già usato, però lo voglio usare insieme a voi per farvi vedere come faccio alla fine a fare le friselle. Cioè voi direte, Cristina, cioè mettere del pomodoro e della cipolla sopra, bagnare sotto l'acqua, ci spieghi cosa devi mostrarci? Donne di malaffare, io so fare le friselle più buone del mondo. No, scherzo, volevo solo farvi vedere come funziona questo affare. Torno subito. Allora, per venire a noi praticamente funziona così. Sotto ha un serbatoio che... scusate, che raccoglie, come vedete qui filtra pure volendo, però io poi utilizzerò sia il liquido che comunque la materia, quindi si può usare, vedete, anche senza quel così. Allora, questa è la parte di sopra che va necessariamente qui, proprio, cioè è l'unico posto dove la potete piazzare, ecco, così, e qui sotto voi mettete la lama che volete, cioè nel senso ci sono queste. Ve ne accorgete dove taglia, perché dovete fare così. Io l'altra volta stavo già urlando alla truffa, ovviamente, però mio marito mi fa, ma prova a girare l'affarino, magari non taglia, effettivamente dovete utilizzarlo da questo lato. Io utilizzerò questo più largo, come vedete c'è anche tipo lo spremiagrumi, è veramente comodo. Io userò, vi dicevo, questo più largo, dalla parte che taglia, che è questa, credo, sì, e lo posiziono qui. Attualmente l'unica scocciatura, siccome io non ho dei pomodori normali ma solo dei pomodorini, con i quali comunque il pomodoro normale bastava tagliarlo a metà, come sto facendo adesso con i pomodorini, taglio a metà i pomodorini e vi ripeto, questa è l'unica scocciatura, e vado facendo così. Come vedete si fanno, ci vuole solo un pochino di così, manualità, però pian pianino avremo tutti i nostri pomodorini. Io sto già piangendo. Ecco qua la nostra cipolla. Come vedete, con la parte, le verdure più dure si fa meno fatica. Mamma, quanto piango! Vedete, qua non c'è rimasto nulla, a differenza dei pomodori. Adesso io, qui c'è la mia
dadolata di cipolle e pomodori, e io continuo a piangere ininterrottamente, guardatemi. Pranzetto di oggi si è aggiunta una presella, come avete visto, sono diventate 6 perché io ne mangio 2, mio marito solitamente 3, ma ho visto che queste sono più piccole di quelle che prendevo, insomma, un'altra marca che prendevo, quindi temo che per lui 3 siano poche. Mio marito mangia parecchio, ragazzi, ma mio marito brucia una quantità esagerata di calorie, perché non è mai fermo, perché al lavoro da lui si muove tantissimo, cioè non è una persona che, infatti, ma gli dico sempre: non so come tu faccia a non ingrassare per quanto mangio, ma poi ci penso e capisco il perché. Comunque, questa è, so bene di non essere, che non sia, cioè che non è un piatto neo che necessitava di ricetta, però insomma vi volevo comunque segnalare questo prodotto. Vi ripeto, non è una collaborazione, l'avete avuto prova qualche minuto fa, se fosse stata una collaborazione ve l'avrei detto, però veramente, cioè, l'ho trovata anche su Amazon, non è necessario che lo comprate su Shein, costa un po' meno, però devo dire che funziona. Allora, con le verdure molli tipo i pomodorini, come vedete li ha tagliati benissimo a dadolini, semmai ci vuole solo un po' più di pazienza, perché comunque ci bisogna spingere un po', perché non tende a proprio tagliarsi ma a schiacciarsi. Mentre invece con la cipolla avete visto che ha tagliato subito, è una cosa che io adoro perché io detesto tagliare le verdure. Un po' di chiacchiera sul divano perché poi devo sistemare un sacco di cose qui, cioè ho già fatto un sacco di plastica, carta, ormai non c'è più ritegno, non so voi, ma io da quando abito qui, vabbè, anche prima me ne ero accorta, nel senso che dove abitavo prima c'era la differenziata ma era condominiale, e adesso che è singola mi sono accorta ancora di più di quanta plastica consumiamo. È davvero uno dei miei obiettivi sicuramente per io non chiamo il nuovo anno quello che comincia da settembre, ma non lo è, però è quello di cercare di consumare meno plastica. Sembra che abbia pianto, ma ho pianto per la cipolla, ragazzi, perché niente, così in questa conclusione di vlog, come sempre facciamo arrivare il nostro amico Fritz, che non arriva da un po'. Eccolo qui. Allora, vi ricordo che comunque io sotto nell'info box vi metto in caso il link del siero se siete interessate. E niente, già sufficiente così. E niente, quindi insomma così, in conclusione di vlog, due chiacchiere. Vi sarete accorte che ultimamente stanno uscendo molti più vlog. Io già ve l'avevo promesso in passato di essere più costante, poi purtroppo il tempo è sempre quello che è, sto cercando di essere un po' più così presente, anche perché attraverso i vlog mi sembra di farvi partecipare un po' di più a quella che è la mia vita, così di tutti i giorni, e mi piace chiacchierare con voi di questo, ecco, cioè mi piace chiacchierare con voi, rendervi partecipi anche per quello che riguarda appunto delle cose proprio così, anche semplici ma vere della mia vita. Ultimamente sto passando un periodo un po' complicato a livello personale, non a livello familiare, a livello, in generale a livello personale, perché ho avuto un momento un po' di crisi mia personale che ha riguardato diversi aspetti della mia vita, compreso YouTube. Credo che vi racconterò un po' di cose in una live,
un po' di decisioni che ho preso riguardo a YouTube e il mio canale. Sono decisioni che sono state difficilissime da prendere, ma che sono necessarie e saranno necessarie perché quando ne va della salute, che sia fisica o mentale, non importa, di una persona purtroppo bisogna prenderle alcune decisioni. Queste decisioni derivano comunque da delle consapevolezze che una persona raggiunge nell'arco del tempo, rendendosi conto o meno di alcune cose che comunque ti possono aiutare a così a capire cosa per te va bene e cosa per te non va bene. A volte ci sono dei momenti in cui tu credi che ci siano delle cose che tu desideri così tanto, che tu sognavi così tanto, per cui pensi che queste cose vanno a comunque essere il tuo sogno, sono il tuo sogno, e quando questo tuo sogno si realizza, e almeno in parte, ti accorgi che in realtà non è quello che fa per te. È un po' quello che è successo a me, e adesso comunque ve ne parlerò un po' più nello specifico di alcune cose che comunque non mi rendono diversa, cioè non mi rendono speciale queste cose affatto, ma mi rendono diversa. Io questo me ne rendo molto conto, che essere diversi per la mia concezione, diciamo, di così personale è bello, cioè io la diversità nell'altro la vado cercando quando cerco un'amicizia, ma l'ho sempre cercata, no? Sono affascinata dalla diversità, ma quando la diversità appartiene a te, spaventa, perché la diversità ti rende inadatto, inetto, ti senti inetto, ti senti inadatto, inadatta nel mio caso, e a quel punto poi devi comunque fermarti e prendere delle decisioni, perché in alcuni casi non si può far altro che essere come si è, no? Non so se realizzare un video o una live, perché questa è una cosa piuttosto complicata che mi procura un po' d'agitazione anche solo a parlarne, quindi credo che in una live sarebbe complicato, un video mi permetterebbe di avere delle pause, no? Di riuscire a fermarmi e a proseguire per raccontarvi quello che così volevo dirvi. Non si tratta di nulla di tragico, ovviamente, ma sono delle decisioni che penso sia molto importante che voi conosciate, perché potrebbero dare la spiegazione a quello che magari vedrete in futuro qui su questi schermi, ecco. Quindi niente, io adesso vi saluto, perché secondo me questo vlog è venuto abbastanza lungo, non lo so quanto lungo, perché alla fine ho registrato qua e là a pezzi e non riesco a capire quanto lungo, però ce lo prendiamo come viene per oggi. Vi ringrazio come sempre, tra poco arriva mio marito, vado a apparecchiare la tavola, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao.